Rodò è uno dei tanti scrittori intellettuali, bene, nel suo caso latinoamericano, non europeo, che voleva profondamente conoscere la Sicilia e che grazie al suo lavoro come corrispondente di una rivista argentina è potuto arrivare fino a Palermo e appunto ha l'ultimo suo scritto l'ha voluto dedicare a questa città dove tra l'altro, ahimè, è morto ed è importante che la Sicilia, che Palermo lo abbia ricordato perché sì, noi sempre ricordiamo Wagner, ricordiamo Well, ricordiamo altri intellettuali, artisti, soprattutto europei, ma anche latinoamericani, anche americani sono appunto venuti qui e Rodò è rimasto poi molto affascinato dalla. Assolutamente fondamentale che ha dato proprio base a un pensiero, a una definizione di quello che è l'Ispanoamerica, ma non solo, perché lui insegnava a vivere e questa per me è la cosa più importante. La sua scrittura è molto raffinata, è molto di registro molto alto, molto poetica, molto bella anche. Che può trascinare il lettore, devo dire, però la cosa principale non è forse la sua bellezza, ma è il contenuto. Proprio per questo l'Instituto Cervantes, che si occupa in maniera particolare di diffondere la lingua spagnola, ha voluto ricordarlo in collaborazione con l'ambasciata dell'Uruguay. È uno scrittore che purtroppo non è stato molto ricordato a Palermo e dobbiamo invece ricordare che a Palermo è venuto, ha visitato la città, l'ha apprezzato come abbiamo visto dal suo testo che descrive la città e purtroppo è morto qui, ormai sono passati 100 anni.